La violenza e il maltrattamento e l'abuso ai minori è un fenomeno purtroppo più presente di quello che si possa pensare, trasversale anche agli ambienti culturali, sociali. Unico in Toscana, il servizio Crisalide di Pistoia è rivolto ai minori vittime di abusi e maltrattamenti. Già sperimentato in anni passati, il servizio è stato adesso preso in carico dalla Fondazione Sant'Atto, che lo ospita al piano terra della propria sede di Piazza dei Servi a Pistoia. Le prime situazioni sono arrivate dalle strutture interne alla Fondazione Sant'Atto, le strutture residenziali per adolescenti e mamme e bimbi. I primi bambini hanno iniziato le terapie l'8 di settembre. Adesso stanno arrivando progressivamente anche situazioni dall'esterno. Sostenuto oltre che dalla Fondazione Sant'Atto, anche dalle fondazioni Caripite o Raggio di Luce, il servizio è dotato di 3 locali, una sala riunioni e 2 stanze insonorizzate dotate di specchio unidirezionale, utili anche per gli incidenti probatori. Questa è la stanza che ha in uso principalmente anche il Tribunale e la Procura, possono prenotarla per l'incidente probatorio e per tutte le forme di ascolto giuridico del minore. C'è una telecamera molto raffinata, con una possibilità di uno zoom, di uno spostamento, e un microfono che esclude completamente i rumori esterni e capta anche la voce bassa del bambino che si può perdere nelle registrazioni, poiché quando racconta i comportamenti di abuso e maltrattamento è emotivamente molto scosso. Una sede attrezzata con la strumentazione tecnologica adeguata perché i bambini possano raccontare le esperienze che hanno vissuto senza subire un interrogatorio. Un servizio che è destinato, direi, ai più fragili fra i fragili, perché si tratta di bambini e adolescenti che sono vittime di abusi e di maltrattamenti. Noi abbiamo una rete di servizi che spazia dall'assistenza agli anziani con i centri diurni alla cura delle fragilità e soprattutto delle dipendenze, sia per minori che per adulti e cronici. In questo sistema di servizi moderni, innovativo, si cala anche il servizio Crisalide, che non soltanto serve in un modo puntuale nel caso di violenze su minori e gravi problematiche familiari, ma serve anche a livello di servizio trasversale per la cura e il sostentamento delle persone che hanno delle fragilità.